Fatelo leggere. Gio. Va la lettera.
Un mese fa è morta Giovanna, è morta. Giovanna chi? È morta la Giovanna Stefin. Beh, la giovane è morta? Giovanna Stefin è morta un mese fa. Quale Giovanna? Chi ha la Giovanna? Quale Giovanna? La giove? Spero che questa mia... Non dice neanche dove l'hanno sepolto. Lì c'è l'indirizzo della famiglia, lì. Osta, Mantova? Lontanissimo, ciò. E Mantova? C'è lontano, posso andare con la mia macchina. Ha detto! Beh, va a fanculo, va! Beh, io con te non voglio mica parlare, Non voglio mica parlare più con te, Ce l'hai ancora con me, ce l'hai? È 7 anni che non ti voglio parlare più, non ti voglio neanche più vedere, dai. Via, non voglio più parlarti. La lettera è la mia. No, vieni, prendi la tua lettera. Risolto quella questione che avevate, litigato, insomma. Sì. E sempre peggioriamo. Voi? Sì. E cosa c'era scritto in sta lettera? C'è scritto che la Giovanna dice che è morta. La conosceva lei? Mi sembra di sì, ho sentito dire. Ecco. E adesso? Sono stati gli anni più belli della mia vita. Allora, quei tempi là? A quei tempi là, sì. E poi dopo l'hai perso di vista? E poi dopo l'ho perso, è andata a Mantova, non l'ho più vista. Vi piaceva tutte e due? Oh, sì. E litigavamo sempre, io e lui. Lei si è sposato con un altro? Lei si è sposato con un altro. E che è andato fino... Un mantovese. Un mantovano, si dice. Ah, mantovano. Si è sposato con uno di Mantova, si dice un mantovano. Ce la fai a portarmi alto un giorno? Confessarsi? Sì, casomai. Cosa vuol che abbia anche quello? Almeno che è un po' arrabbiato con te, questo dovrà pur dirlo. Arrabbiato è arrabbiato un bel po'. Però pare di parlare ancora, insomma. Non so, qualche volta. E poi bisognerebbe che andaste anche al cimitero a Mantova a portarci un fiore, perché se voi gli volevate tanto bene... Oh, tanto bene, tanto. Allora vi siete... Specialmente io, voglio dire. Ma anche lui si vede. Sì, anche lui. Allora bisogna almeno litigare. Almeno portarci. Per lei abbiamo litigato. Almeno portarci qualche fiore. Sì. Fresco, eh? Sì. Non di quei fiori, un bel fiore fresco. Sì.
Giovanna se n'è andata, La Giovanna. La Giovanna? Se n'è andata anche lei. E quando ti toccherà a te? Va a cagare, va. Quante feste che abbiamo fatto in questa casa. E tu eri sempre ubriaco. Sempre! Bevevi come un turco, buttavi sempre dentro vino, liquori, da tutte le parti, anche dal sedere ne bevevi. Cosa ci fai te qui? Io vengo per lavorare qui. Te vieni per ricordare la Giovanna. Ma vuoi, non vai a lavorare, non vieni a lavorare, perché non vedi? Io vengo qui per ricordare la Giovanna. No, vieni qua che andiamo in garage, c'è mia moglie lì. Il problema è la macchina, che non la posso prendere perché la c'ha la mia figlia. Prendiamo la mia? Sì. E che problema? Thank you.
poi Abramo, che avevo solo una moglie che era anziana, prese le sue cose, prese la moglie e partì. E sapeva una cosa, che questo signore, guardate bene, lo accompagnava, lo guidava, la luce della strada, illuminava il suo cammino. Abramo partì, si fidò del Signore. Pronto? Gino? Aldo? Perché fai così scemo? Io ti aspettavo qua. Guarda, non ce l'ho fatta a partire. E perché? Ehi, guarda. Perché? Non so, non te lo so dire. Non me lo son sentito. Potevi avvisare prima che non potevi venire con me. Partiamo lunedì. Cosa fai qui? Un attimo qua, per favore. Un secondo qua. Allora, cosa hai da dire adesso? Cosa hai fatto? La macchina. Cosa hai fatto la macchina? L'ho distrutta. Come l'hai distrutta la macchina? E adesso come facciamo? Boh. E io come faccio dopo ad operarla? Ne compri un'altra, eh? Che nipote ho io? Sei un scemo, Dai, vieni, vai a parlare con Enrico, dai, vieni! Non vengo! Io con quelle deficienze non parlo! Come hai fatto a distruggere la macchina? Ti sento vicino, andiamo in casa, porca troia! Io ho bisogno di andare via con la mia macchina adesso tu me l'hai distrutta! Che fretta hai? Ti si porto io sabato prossimo. Ti porto te, ma non sei meno. Sabato prossimo mi arriva la macchina, ti si porto io. Se mi scendo adesso la macchina. Ma dove devi andare? Andare su a trovare i parenti. Parenti? Sì. Ma dove? A casa col segno. Ma non abbiamo parenti là, nonno. Come puoi dirlo? Dimmi la verità. Qualche vecchia fiamma? No, fiamma niente. Che devi andare a trovare? No, niente. Infatti, l'altro giorno, la nonna mi ha detto che ti è arrivata una lettera. Che te hai detto una bolletta del ghiaccio? Quello del ghiaccio e dell'acqua. All'acqua? Sì. Quello del ghiaccio e dell'acqua? Sì. Sicuro che non fosse una lettera, qualcosa? No. Come no? Ecco. Cos'era quella lettera o bolletta del ghiaccio? Te la faccio leggere. Però stai zitto. Però stai zitto. Va bene, dai, guarda, mi fa. No, ci vediamo, Mi raccomando, Ciao. Ciao. Ciao, Giovanna. Stai zitto, dai. Se vuoi andare a trovare sta Giovanna, vacci, parti, via! Sei quello il mare, parti, dai, vai via! Non so come vado a trovare che è morta! Cosa vuoi fare io? E vado a vedere morta, dai! Fa un bello vedere una morta!
c'è un problema. Che problema c'è? Mio nipote. Non va più, non ha più la morosa? E allora? C'è poi il camion. Ci dice camion. Il camion. Ma tu hai studiato, io non ho studiato. Stavo pensando dove ho messo le chiavi. Noi due, mi sembra che siamo due pazzi. Beh, non va più. Beh, non va mica più. Hai visto fare il semo con se schiena? Cosa succede? Ma fai apposta, vai! È lui che non può andare più! Dai, senti, va poi giù, va! Dai, che non va più! E adesso cosa facciamo adesso? Eh? Ho preso in prestito. Da chi? Un mio amico. Chi è questo tuo amico? Se vieni con me, io vado dalla Giovanna.
Vieni. Ce l'hai il casco? Che me ne faccio del casco? Adesso vado a casa e prendo il casco di mio figlio. Come ti sei vestito? È così. Un motociclista mi ha dato così. Adesso vado a casa e prendo il casco. Glielo fai a partire? Sì, sì. Non vedi che non sei capace? Ma non vedi che non ce la fai a partire? Questa strada non si può passare, è chiusa. E allora mi sono fermato qui apposta per avvisare, allora, ho bloccato. Dove passiamo? Si deve tornare indietro, che c'è un incrocio. Dove dovete andare? A Mantova. A Mantova. Allora c'è un'altra strada che si prende più indietro. E dove, noi non lo sappiamo. Allora venite con me. Ferma, ferma, ferma! E dovete andare a Mantova. Dovete prendere San Vitale, attraversare un po' a quest'area Gualtieri e poi di là c'è Mantova. Avete sbagliato strada, qui si va a Comice Sena. Dove dovete andare? A Mantova dobbiamo andare. E voi dovete tornare indietro. Questa è la mia casa. Abbiamo rimasto poca roba con la guerra e è sparito tutto. A riprendersi è stata una cosa lunga e difficile, poi siamo rimasti un po' giù. Voi da dove venite? Da Ravenna. Oh, bello Ravenna! La tomba di Dante, il mausoleo di Federico. Ti ha rovinato. Tagliato scucce, cos'è là? Lui che ci sarà tutti i baroni. Bisogna spiegarselo, loro non hanno mica visto tutto questo disastro di guerra. Qui non abbiamo rimasto niente. Ma devi smettere sempre di rompere. Come lo spiego? Quelli che passano. Io lo spiego tutto. Come se scucce? Io lo spiego. E tocca al bar, sopra con te. È meglio che lo sappiano. Cosa ci devo fare? Avete che cercare i me, tutti tutti qua. Mi dovete scusare, ma il mio papà ferma tutta la gente che passa per la strada lì. È un povero vecchio. Non è mica niente. Noi dobbiamo andare a Mantova. Andiamo bene di qui? Mantova? Sì. Qui siete due passi da Forlì? Allora? Mantova è qua, dovete ritornare indietro. E quindi? Quindi dovete andare nella direzione opposta. Dillo! Vieni un attimo da me, dai, non ho bisogno di te. No, no, aspetta. Dai, dai, muoviti, dai, vieni. Allora, avete capito bene? Tornate indietro, prendete la provinciale e arrivate a Mantova. Ma voi siete partiti così a vanvera senza sapere la strada? Io dicevo che sapeva lui la strada. Pensavo di saperla, ma mi sono confuso. Ma io dico, lei affidarsi di un tizio così. Però vi devo dire un'altra cosa. Noi eravamo 7 fratelli, con un potere ricchissimo di 22 ettari. Era grano. Io lo chiamerò sopra tutto. E adesso?
scusi. Per la strada per andare a Mantova. Dove siamo vicino a Forlì? Me l'hanno detto. Adesso dai, venite con me che cerco di spiegarvela. Questo qui? Sì, va su. Allora, facciamo in pieno? Sì. Comunque è vecchiotta sta moto, eh? Sì, come i suoi padroni. Beh, li vedo bene in salute. Ma insomma, specialmente io sono in forma. C'è un altro vecchietto che non è tanto in forma. Andiamo bene di qui per Mantova. Benissimo, voi proseguite sempre di qui, arrivate a Mantova. Quando ci saranno queste qua? Ci sono 120-130 km. Sì, sì. Ma voi no. Comunque potete fare la superstrada. No, ma noi andiamo piano. Andate meglio a fare fuori verso la strada normale. Bene. Ecco, pieno, 20 euro. Aspetta, tacco io. No, tacco io. Persone che a lei ne ha visto porno? No, quella legge te. Mi sembrava più adatto una rivista porno. No. Non è adatto una rivista porno, lei. Cosa vuole? Quel coso per la sciupa la strada. Un coso? Per girare la strada. No. Lo stradario? Sì. Stradario. E questo? Sì, è quello. Quant'è? Sono 3,50. 3,50, 1, prego. Grazie. Ci ha pensi, eh? Non un po'. Si vede, eh? Si vede. Io ad andare a Mantova.
Fa che cosa? Cosa ti frega te? No, no, voglio saperlo io. Voglio proprio saperlo. Che ne è nato? Alla fidanzata? Così messo? Ma va là, va a saperlo. Ma vai te casino, va! Aspetta, va là che te lo do le indicazioni, vieni avanti, va là, dai, per favore, dai. Vieni. Faccio vedere. Devi prendere per quella rotonda là, quella là, quella là, guarda, quella là, eccola là. Sì. Dai, sempre dritto, prendi la statale 24 e lì trovi le indicazioni, ci sono sicure per Mantova. Sì. Capito? Dritto e la statale 24, capito? Prendi, ah, non hai più bisogno? Allora vado a prendere i soldi. Aspetta un attimo, dove va? Arrivo. Dai tu, dai! Aspetta, che mi sei che fatte vicino. Dovrebbero essere questi qui. Grazie. Saluto. Ciao. Voi due, cosa andate? Ma trovo questo altro amico qui? Sì. Cosa andate a fare? Ma quanti chilometri c'è? Quanti chilometri? Saranno 100, 120? Oh, beh, se c'è 120, beh, questo qui. Ma ce la fa? Io voglio. Ma cosa andate a fare a Mantova voi? Dobbiamo trovare la nostra fidanzata di una volta, quando eravamo. Vostra? Donne. Perché c'entra anche lui? Sì, perché quando era con lui era la sua, quando era con me era la mia. Ma cosa facevate? Ah, quando eravamo giovani. Cosa vuol dire così? Così? Cosa vuol dire? Non capisci così? Alla tua età non capisci ancora quello lì? Quello, come si fa così? Delle notte meravigliose, tac, 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 tac. Lui no! Lui come, che me ne frega, me di lui? Ma che vada a dire il culo anche lui, che cazzo se ne frega, no? Che me ne frega, me di lui? Io penso per me. Quando era con me facevamo così, lui poi noi io non lo so mica. No, visto che mi siete simpatici tutti e due, vi offro da bere adesso. Una birra a testa. Va bene, tanto. Va bene, va bene. Ci aspetta che un'ora, eh? Va bene, va bene, va bene, va benissimo. Me lo offro io. Va bene. Ok. Ok. Oh, questo qui va bene? Va bene. Grazie, grazie tanto. Quanti giù la mamma? Ascolta, ce l'avete la foto della Giovanna? Beh, per banco. Per banco, adesso vediamo come si è messa. Qual è la Giovanna? È quella. Questo? Cosa ha avuto? Un incidente qui? Mamma mia, sei brutto. Sei più brutto te, sei più brutto. Ma che cosa vuoi che sei più brutto io? Ma guarda la bevo, perché hai bevuto? Ma guardaci. Guarda come mi ha messo questo qui. Guarda, guarda, tu non capisci niente. Di donne? Sei più brutto te. Ma te ci hai visto da come si è messo? Certo. Io però mi è piaciuta lei. Proprio come quella negrina lì. Cioè, veramente. E se la vecchiaia fosse solo un'impressione? È una cosa vera, sai, la vecchiaia, perché dopo viene male le braccia, viene male il corpo, e poi dopo anche con le donne ti dimentichi. Ti dimentichi anche la Giovanna. Dopo me lo dici, fra 50 anni. Te lo dico, ma dai, fra 50 anni c'è quella Giovanna. Eh? Da 50 anni c'è quella Giovanna, te. Ah sì? Siete insieme? Non con lui?
Che sei qui, perché dopo non mi fermo mica più, eh? Non ho scelta io. Hai capito o no? Oh! Io vado via, voglio vedere come fai. Oh! Oh! Vado via io. Cos'è, hai fretta? Voglio andare via io. Io sto bene qui. Fammi vedere quella foto. Ma quella? Quella di prima. Ma no, voilà. Fammela vedere. Sei proprio una piatola. E l'hai conservata. Sì, sì. E invece ho buttato via tutto. Dalla paura che mia moglie lo trovasse, ho sparito tutto, ho buttato tutto via. E te? Io l'ho chiuso dentro il cassetto, a chiave. A chiave? Sì. Ah sì? Dove la tieni? Qui vado. Ah, nel portafoglio? Sì. Qui è la chiave. Ah, sta così piccolina, già. Una chiavettina così piccola. Tieni pure, tieni. Guarda come si come bella. Chissà chi si sarà sposato. Credo un dottore o un avvocato. Avrà fatto la signora fino ad oggi. Ce l'ha sempre fatto la signora. E noi abbiamo sempre lavorato. Sempre, sempre. E siamo in bolletta. Non abbiamo un soldo. Cosa dici te? Sono pastiglie masticabili, non hai bisogno di bere. Vieni. No, lascia stare, non voglio mica niente. Grazie. Posso guidare io? No. È sempre stato il mio sogno, ho il piacere di guidare io.
Non vedi, non è nella tasca, no? Non è nella tasca? Beh. Ehi. Andiamo via. Dai, andiamo, dai. Vieni, vieni, dai. No, non vengo. Cosa vuoi, dormire lì? Io dormo qui. Oh, non dormi? Io no. Famo che cazzo che vuoi. Oh! Levati quel casco che fai ridere i polli. Dai, andiamo, va! Non ti vedi? Sono stanco da morire. Beh, allora, sì, lo so che torniamo alle 11 e mezzanotte, lo so. Non so quando ritorno, ecco. Capito? A mezzanotte, alla luna. Non so quando... Lo sai che mi sono trovato la tindassata? Voilà. Sì, sì, ciao, ciao, ciao. Dimmi un po', cosa ti ha detto tua moglie di quella lettera? Ti ha detto del rufiano? Ti ha detto dell'imbecille? Cosa non ha detto così, sei proprio uno stronzo! Tutti questi anni non ho mai detto niente! Ha ragione, ha ragione. Perché ha ragione sicuro. Sì? Sì. Perché non dirlo? Perché dirlo? Perché lei dopo se ne andava. Se ne andava perché ne trovavi un altro. Ah no, perché lei mi fa da mangiare, mi ti portava a casa l'amorosa che hai detto a tua moglie che hai l'amorosa. Ti portavi a casa quello? No, io se la mia moglie voglio bene. Ma no, lei non ti vale più bene adesso. Hai detto che era la tua moglie? No, non ce l'ho mai detto. Perché se glielo vado a dire mi caccia fuori. E nell'appartamento è intestata lei. E io non ho neanche un soldo. Hai capito? Allora non ci ho mai detto niente. Se avevamo questo qui... Giovanna l'avremmo trovata subito. Allora non c'era? Quante morose avremmo trovato. Se avevamo il cellulare una volta. Se avevamo internet. Cos'è? Sai Aldo, che adesso quando sarò un po' più vecchio ho pensato di prendere una romena. Una mezza età, mica né giovane né vecchio. Che mi porti in giro, che mi vada a fare la spesa e... No, io non lo prendo perché sono tutto uguale. Ti intengo se c'hai i soldi. Ci darai i soldi della pensione? Beh, c'ho da vivere anche io. Vivi anche a te sicuro? Beh, vivete insieme e quando muori dopo è tutto suo. Non hai bisogno di mettergli i soldi nella cassa. Tanto non li spendi più. Quello è vero. Lo sai che io mi sono... ho paura di fare questo viaggio qui. Ho voglia di ritornare indietro perché ho paura di trovarla invecchiata, di trovarla al cimitero là, una fotografia. Ritorno indietro, lo sai che io ritorno. Guarda quanta gioventù c'è qui dentro.
Siamo vecchi, siamo vecchi, vecchi, vecchi. Guarda ragazzi, guarda ragazzi, metterò lì in bocca. Fanno bene, cioè si vogliono bene. Guarda, guarda. Vedi com'è bello l'amore. Con la sua lingua gli pulisce i denti a lui. Vedi. Dai, andiamo, non fare l'imbecille, dai. C'hai un po' di nervoso, eh? Dai. I vecchietti si innervosiscono un po', eh? Ah, sei geloso dei ragazzini, eh? Ti ho conosciuto io. Dormire. È due giorni che siamo in giro, abbiamo una voglia di dormire. Venite pure, che ci guardiamo subito. Venite, accomodatevi. Adesso sento da mio collega se c'è la camera. Sì, Fabio? Permesso. Fabio? Sì, buonasera. I signori non hanno prenotato, chiedono se c'è una stanza per dormire. Beh, facciamo una cosa, possiamo mettere. C'è la matrimoniale sopra, va bene lo stesso o volevo dormire separato? Con lui non danno. Capito? Da loro possiamo fare così, Samuele. Uno lo mettiamo di sopra in una singola. E un altro lo mettiamo qui che allestiamo il divano. Per cui va bene. Un attimo, ci dovete dare i vostri documenti perché dobbiamo registrare la vostra presenza. Dobbiamo registrare la presenza per motivi amministrativi, una semplice formalità. Sì. Per quanto intendete rimanere, signore? Una notte. Solo stanotte? Sì. Allora, una notte sono 35 euro a testa. D'accordo. C'è anche la donna? Poi la donna sarebbe... C'è un supplemento di 100. 100 che cosa? 100 euro. 100 euro? Ma per lei. Sul comodino? No. Troppo. Ma come mai siete vestiti così pesanti con un caldo? Andare in motore, è freddo, eppure siamo vecchi. Preparo per la notte? Allora mi dica, da dove venite? La stanza è ariosa, è in stile anche antico. C'è una sedia qui se vuole mettere i vestiti quando si cambia, sì. Qua c'è lo specchio se si vuole guardare. Ma fa un po' brutto quel specchio. In effetti sarebbe meglio che lei non si specchiasse. È confortevole questo divano. No. Come faccio a mettere fino a più panni? Vabbè, così proprio, spudorato. Sì, io l'ho detto come battuta, ma ho visto che insiste su un discorso. È interessato, allora. Sì. Ti attento alla testa? Guardi. Qui c'è il bagno, tutto con tutti i suoi propri servizi, tutto completo. Comunque, se eventualmente, magari un'eventualità che lei stia male, noi siamo a vostra completa disposizione. Per sta male lei? Ma no, ma era un modo di dire adesso. Beh, perché? Era un modo di dire se eventualmente, un'eventualità. Sì.
vostra moto? Sì. Ma l'ultima volta che la usate, che la usate, che arriva? Sì. Solo a guardarla si prende il tetano. Andiamo. Aspetta che mi dà qualche indicazione. La cartina. Che ridi? Scemo. Ma guarda questo com'è ridotto. Ma da dove arrivate voi? Da Ravenna. Scusate una cosa, aspettate un attimo, voglio andare a prendere la macchina fotografica e voglio farmi una fotografia. No, io vado via. No, no, aspettate un attimo, guarda subito. No, no, andiamo via. No, no, un attimo. La strada per andare a Mantova di qui. Beh, per Mantova, beh. Ma è là Mantova. Dovete andare sempre dritto, là in fondo, passate il ponte, poi dopo passate un altro ponte, andate a destra, poi andate a sinistra e poi avanti ancora per dei chilometri, c'è un altro ponte. Scusi. Andate a destra e... Scusi, non abbiamo mica capito niente. Ma come siete messi? Ma come vi siete vestiti? Amo, abbiamo freddo. Avete freddo? Sì. Dovete andare a un raduno di motori, amato. No. Sono sicuro. No. E voi, nonno, siete un biker? Può darsi, sì. Può darsi di sì. Scusi, ma la vecchiaia arriva anche a casa sua? Sì. Arriva la vecchiaia. Va bene, c'è tempo, c'è sempre tempo. C'è sempre. Adesso sì. Andiamo a casa mia. Ve lo segno in un foglietto la via, le strade, così poi vi do da bere non del vino ma dell'acqua. Tu cosa fai? Lella! Salve. Salve. Adesso c'è una persona che ti cerca. Adesso te la faccio entrare. Nessuno. Ma Gianni! Oh mio Dio! Maestro! Allora, ti presento i miei due amici. I miei due amici. Gianni? Che non li conosco. sono venuti con un mondo d'epoca. Voglio d'epoca? Voglio sapere. Ma vieni a vedere! Scusate un attimo, è così da un attimo. Niente, di niente. Vieni. Guarda un po' questo motore qui, guarda anche il casco, gli occhiali, un 160. Lo conoscete questo signore qui? Chi è? Un pittore. Ma come chi sono? Beh, non scherziamo, non mi conoscete? Adesso andiamo a vedere nel mio studio. Adesso venite che vi faccio vedere come si fa di pizza. Non ci doveva scrivere la strada per andare a Mantova lei? Costa, è vero, vero. Andiamo. Adesso partite di qui, poi andate di qui ci sono 3 chilometri, di qui ci sono altri 5, poi dopo non voltate in qua, andate sempre dritto, sì. E poi dopo andate avanti. No, c'è una deviazione. Ah, è vero. Ci sono 200 metri. Ecco, c'è una deviazione. Allora andate 200 metri. Non va, è un rosso. Non va. La nuova. Oh, sono andato.
venite! Tornate indietro! Stronzo! Ma anche due soggetti, eh? Due hai trovati? Ma non lo so. La pittura è una questione di colore, sì, di sensazione, sì, 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 di gusto, sì, di olfatto, il profumo della pittura. Sì. Ah, che bello! Ma te non parli mai. Che voglio dire? Parlate voi? No, lui non parla mai. Da quando ha saputo che è morta la sua Giovanna, la sua amorosa di una volta, non parla mai più. E chi è questo? Ma stai un po' zitto, stai! E chi è questo Giovanna? Stiamo andando da lei al cimitero a Mantova a trovarla. E tu lo accompagni? Io lo accompagno, perché era l'amorosa di tutte e due. Ostra, era un bel puttanone! No, vedi, scusi, ti dico del tuo, eh? Sì, ma certo, no. Noi le volevamo bene, ognuno però al suo modo. Anche tu? Anch'io. Avevamo 23-24 anni, è sparito tutto in un giorno, non l'abbiamo più visto. Poi lui, un mese fa, è arrivata una lettera che era scritto che lei, la Giovanna, era morta. Ma e se non fosse morta, e se l'avesse scritta lei, la lettera? Avete visto? Quella di parata. Deve avere qualcosa? Assolutamente niente.
Aldo! Thank you.
quella donna, che non abbiamo un soldo da fare il viaggio e sei andato a prendere... Non ho speso niente! Non hai speso niente? No, hai speso te! Niente! È vero? Sì. Oh, che miseria! Voi che siete a spendere tutti i soldi che non ne abbiamo più un soldo, come facciamo a fare il viaggio adesso? Eh? Dimmi, sei ubriaco proprio? Tutte e due. Tutte e due. Sei morto o no? Sei stata felice? Non mi parli? Sei stata felice nella tua vita? Sì, sì, sono stata felice. Però non ho sposato chi avrei voluto. E chi avresti voluto? Non voi. Mi ricordo di questo ragazzo, dico di Goro.
aveva dei modi così gentili per cercare di conquistarmi. Cioè, ha fatto di tutto. Sai che una volta, Gino, una volta mi ha portato a lavoro 50 rose rosse. 50 di numero. Cioè, ti rendi conto? E poi abbiamo vissuto insieme 5 anni. E poi mi ha lasciato. Così, di punto in bianco. Se n'è andato. Scomparso. Di nascosto e mi ricordo che quando eri alla stazione ti sei girata e io di nascosto ti guardavo. Tu ti sei girata ma non mi hai visto. Ma dai, cioè, cosa vuoi farci? Gino! Ancora qua! Andiamo via! Ma che miseria! Lei ancora viene? Vedi, vedi la poi, è ora che ci viene? Tutto a posto? Tutto a posto? Era freddo stanotte? No. Dove andate con gli altri? Andiamo a Mantova, la Regione Nazionale di Moto d'Epoca. Va bene. Venite anche voi? Può darsi. Che moto avete? Le Mondi. Mondi, 575? Sì, ho bevuto troppo io. Avete bevuto troppo? Non maledite. Non vedo fuori. Avete bevuto? Cosa avete bevuto? Un litro di vino. Un litro di vino? Mm. Beh, non è niente un litro di vino. E venite con noi, sì. Facciamo strada. Può darsi. Come può darsi? Allora, se vi siete perso, sì. Allora venite dietro noi. Gino, ci accompagna loro a Mantova. Ma accompagniamo loro a Mantova. Thank you.
dietro, là. Aspetta. C'è il punto lì, sì, sposti. Sposti. Non va, dai, va là. Adesso lo provo io, dai. Scusa, mi via case nuove. Via delle case nuove? Sì. Via case nuove, deve andare di là. Deve prendere la strada, deve andare di là. Sì. Qua c'è lo stop. Sì. Allo stop va a sinistra. Sì. E poi non la prima ma la seconda a destra. Quella è via case nuove. Grazie tanto. Se parte dai, lei, su, vediamo sta volta, bisogna andare. Ragazzi, qua bisogna spingere, forza. Facciamo la partita. Pronti ragazzi? Pronti, via, 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 via. Vai, vai, vai. Vai. Numero 34. È quello. Giovanni? Sei tu Aldo della lettera? Aldo e Gino? Sei il marito, te? Ma che robe? Siete arrivati in motore? E Tonino? Dunque saranno stati... Quanti anni fa sono stato? Sono stati 40 anni. No. 40 anni, sarà una trentina, 30 anni fa, penso. Io e lui
Abbiamo lavorato 5 anni insieme a fare le frisatrici, le zappatrici, macchine agricole, là per non andare su a Monte Villavaldo, in una fabbrica vicino a un fosso. Ti ricordi? Sì. Quando? Quello lavorava da Ranieri. Lui ha 10 anni più di me. Ne è passato del tempo alto. Torta, c'è. Abbastanza, Però mi hai fatto litigare con mia moglie con quella lettera, eh? Ah sì? Sì. Cosa ti ha detto? Ha detto che... E così ci hai rubato la donna? Non dovrei dirlo, ma è andato così, vai. L'ha detto. Pensa un po', Aldo, com'è la vita? Lei è curiosa, eh? È così. Hai lavorato 5 anni insieme e non siamo mai niente. Aldo! Cosa vuoi? Ci hanno rubato la donna, a tutte e due! È vecchio, la vita è così. Che lo sapevo io. Te, Aldo, abbiamo lavorato 5 anni insieme, ma hai mica detto niente. Va bene che te sei un uomo di poche parole. Però potevi dire qualcosa. Vuole tenere segrete queste cose. Ah. Non l'ho mai detto. Ma quando vi siete sposati? Siamo sposati il 21 luglio del 1970. Capito? Sì, 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 capito. Sei stato incantato? Anche a te parlo. Siamo due incantati. Non mi avete mai parlato di voi. Mi ha parlato verso la fine. Subito prima di morire, io pensavo che iniziasse a dare i numeri. Io lo secondavo perché non pensavo a tutte queste cose. Invece era tutto vero. Adesso vedo. Non so perché non ha mai telefonato, non ha mai scritto. Ma... Prima di morire mi voleva scrivere una lettera. Infatti, l'ho visto un giorno che era là che scriveva. Non so neanche che fine ha fatto, non l'ho visto più, la deve averla buttata via dopo. Poi una mattina è partita con la bicicletta ad andare a fare la spesa. Mi hanno telefonato che l'hanno trovata stesa in piazza, un infarto, morta subito. Che vai. Subito. Porca miseria. Mi dispiace. Queste sorprese della vita. La vita mi serve tante cose. Brutto lavoro. Adesso è al cimitero, quello piccolo, qui di Mantova. Andateci voi perché io mi sono promesso che non ci vado mai più. E perché? No, forse un giorno ci andrò. Per il momento non me la sento. Dove è sepolta? Non mi potete sbagliare, perché andate in fondo al cimitero, sono dei portici. Ve la trovate davanti. Comunque adesso noi ci salutiamo. Grazie. Porca miseria, non c'è mica qui.
trovato qualcosa? Hai trovato niente? No, niente. Non c'è. Questo stronzo ha detto che è qui, non è qui. Non c'è qui. Proprio uno stronzo. Io non ho trovato niente. Per me non è morta. Perché non sono capace di trovarla. Mettiamoci pure a cercarla. Ma dove? Scritto lì che era Giovanna. Non sai leggere? È morta il 14 di marzo. Miseria, come si è invecchiata. Si è invecchiata peggio di noi, vedi? Non dire strozzate. Potevamo portarci almeno un fiore. Cosa facciamo che siamo senza soldi? Allora non l'abbiamo preso. Vabbè, già. E come ci troviamo a casa adesso?